Bambini, adolescenti e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sono scesi in piazza per dimostrare a tutti quanto sia facile approcciare ed immergersi nel mondo della scienza, spinti da quella curiosità che ha permesso all'uomo di progettare e costruire ciò che ci circonda. La sesta edizione di Scienza in Piazza ha coinvolto i 3 comuni di Corsico, Bucinasco e Cesano Boscone, da cui sono giunti non solo i giovani scienziati, ma anche numerosi cittadini adulti che stupefatti si sono fermati a guardare gli esperimenti e a soddisfare piccole e grandi curiosità scientifiche. Vi siete mai chiesti come funziona una centrale idroelettrica? A sentire parlare i ragazzi delle medie sembra quasi una banalità. La centrale idroelettrica è costituita da 3 parti fondamentali, 2 laghi e una diga. E la dinamo trasforma un'energia in un'altra. In questo caso l'energia di movimento cinetica è energia elettrica. E sapevate che le banconote, quelle vere, non si incendiano come accade alla carta? Ce lo hanno dimostrato gli alunni del liceo Vico di Corsico, convinti che avvicinare i più piccoli alle materie scientifiche aiuti a sfatare il mito della loro complessità. Proprio perché capire si può, come riporta il motto della giornata. Ed è divertendo e stimolando i ragazzi con attività insolite, dando spazio alla loro creatività e sotto la sicura guida delle insegnanti, che si ottengono i risultati migliori. Come possiamo vedere oggi ci sono tantissimi bimbi che sono entusiasti, per loro è un gioco, ma di fatto li fa approcciare a una disciplina importante che è la base per il futuro dei loro percorsi di studio e di lavoro. Passare dai libri agli esperimenti pratici, stare all'aria aperta tutti insieme, è così che d'imparare diventa anche un'occasione per divertirsi. Cosa ne pensi di questa iniziativa tutti insieme a fare gli esperimenti? È bello? Sì. Perché? Perché si sta insieme e si imparano cose nuove. È l'entusiasmo dei più piccoli che ha portato l'amministrazione comunale di Corsico non solo a patrocinare l'iniziativa, ma anche a promuovere momenti e luoghi per conoscere, scoprire e rimanere affascinati dalla cultura scientifica, volano nel nostro sviluppo e nuova frontiera per il domani. Ogni volta che noi facciamo anche un piccolo esperimento, dietro quell'esperimento c'è un pensiero che a volte è lungo secoli. E credo che questa cosa i bambini la capiscono, la sentono, perché dà emozione. E credo che la vera cultura dà anche emozione. Per questo noi abbiamo scritto nel nostro programma elettorale che vogliamo fare una casa della scienza a Corsico, quindi vorremmo che queste cose che vediamo qui potessero essere seme proprio che continua a crescere durante tutto l'anno all'interno della città, in un luogo che possano utilizzare tutti in questo modo.